Io prima o poi parlo con l'avvocato e faccio scrivere una lettera al sindaco. Perché dobbiamo dire basta ai vestiti come regali durante le feste. Nonostante tu alla persona glielo dici, mi raccomando, non mi regalare vestiti perché tanto non hai idea di quale sia il mio gusto. E nemmeno la taglia, visto che se sbagli quella c'è qualcuno che potrebbe anche piangere. Perché poi mi costringi a ridere. Per finta, semplicemente perché non si può fare altrimenti. Perché l'unica alternativa sarebbe mandarvi a cagare, ma non si può fare. Ma ancor peggio dei vestiti, come regalo ci sono quei regali che cercano di avvicinarsi a quelli che sono i tuoi interessi, ma falliscono miseramente. Tipo quelle nonne anzianissime che dopo una certa età dovrebbero soltanto leccare buste con dentro soldi da darti durante qualsiasi tipo di festa. Ma che invece di fare quello vanno a chiedere ai tuoi genitori: ma che interessi ha il mio nipotino? E loro magari rispondono: i videogiochi o i film. E diamo quindi il benvenuto a quel tipo di regali che nessuno sa da dove cazzo sbuchino fuori. In particolare sto parlando dei DVD game, quelli che appunto soltanto una persona che non ha idea di cosa sia né un film né un videogioco ti potrebbe regalare. Per chi non sapesse cosa sono i DVD game sono, ormai erano, dei giochi che si potevano giocare in DVD, nati praticamente agli inizi degli anni 2000 quando c'è stato il boom dei lettori DVD, e che si potevano giocare con tutta la famiglia con il semplice ausilio di un telecomando. Parecchio sporco anche. E come erano questi DVD game? Una merda, come potresti mai immaginarli diversamente questi DVD. Abbiamo DVD game come Chi vuole essere milionario, il primo gioco in DVD in Italia. È divertentissimo perché i soldi non li vinci per davvero e quindi mi chiedo a che cazzo serva. Serate di puro divertimento. Questa è una palese bugia. Poi abbiamo un altro tipo di DVD interattivo che più che giochi sono veri e propri corsi. Per esempio, Bella ballerina il lago dei cigni. DVD con 30 minuti di lezioni di ballo interattive. Cosa cazzo vorrà dire lezioni di ballo interattive poi? E tra l'altro ben 30 minuti di lezioni! È praticamente come Matrix, ficcano dei floppy e dopo 10 minuti sai il kung fu. E questo fortunatamente a me non interessa. Mi vorrei invece soffermare su un paio di DVD game molto particolari. Come primo abbiamo niente popò di meno che Twilight Zenith. Che vuol dire? L'hai visto? Un gioco di parole. Zenith? L'hai visto? È però scritto come sin, nel senso... Scena? Sì. It? Cioè le... Twilight! E come se non bastasse, include un mini poster in omaggio. Me lo farò autografare da Bram Stoker. E quindi com'è il gioco, che tra l'altro si può giocare anche su PC, questa meraviglia, è semplicemente una serie di domande a cui dovrai rispondere. A volte ti farà vedere una scena e tu dovrai indovinare delle cose particolari, e siccome ho visto i film di Twilight, questa è la scena dove arriva il camioncino e lui la ferma con la mano in modo molto figo e molto virile, ci siamo bagnati tutti a vederla. La domanda quindi è: chi guidava il camioncino? Che cazzo ne so chi guidava il camioncino, come faccio a saperlo? E poi le altre, come ho detto prima, sono semplicissime domande. Due cose mi hanno incuriosito. Uno è che ci siano due modalità di gioco. Gioco e gioco flessibile. Devo riprendere in mano i DVD delle ballerine, che devo fare? No, gioco flessibile intende soltanto che puoi scegliere il numero di domande che ti faranno. Un'altra cosa che qualcuno con l'occhio di falco probabilmente ha già notato è che il gioco è fatto dalla Konami. Sai, no, tra un Metal Gear e un Silent Hill ci voleva giustamente una pausa. E tra l'altro il gioco è PEGI 12, quindi si sono bruciati il 99% del loro pubblico. Il secondo DVD game che voglio farvi vedere oggi è Missione 3D Game Over. Chi se lo ricorda questo film? Manco io. Ma nella Collector's Edition di questo film possiamo trovare due DVD. Praticamente in questi due DVD abbiamo sia il film che il gioco. Nel DVD 2 abbiamo il film e il gioco in 2D. Ma nel DVD 1 abbiamo sia il film sia il gioco in 3D. Fico, eh? Il futuro dei videogiochi è qui. E mi viene da vomitare. E mica solo un paio di occhiali, ma ben quattro. Questa è una cosa figa, per esempio. Il gioco in questione è Mega Race. Ve lo ricordate il Lion Trophy Show? C'era appunto il leone della Lion che guidava un carrello tutto fatto al computer, molto molto figo, e c'era qualcuno da casa che telefonava e doveva premere i tasti per farlo girare a destra, a sinistra, abbassarsi o alzarsi. Il gioco di Missione 3D Game Over è esattamente la stessa cosa. Devi premere destra e sinistra sul telecomando quando te lo dici. Open road for now. Oh no, you crashed. Volevo farvelo vedere, almeno vedevamo come andava avanti. Oh no, you crashed. No, sempre nello stesso punto. Open road for now.
cazzo, ma è praticamente impossibile. Ma com'è che sbatto sempre nello stesso punto? A un certo punto allora ho fatto un test. Io ho iniziato a sbagliare di proposito gli ostacoli per vedere altre scene di incidenti. Ecco, mia sorpresa, li schivava in automatico. Esattamente, tutto quel pezzo lì dove io per 10 volte ho premuto i tasti per schivare gli ostacoli non è servito a nulla perché li schivava in automatico. E credo che il momento in cui ci sia l'incidente è lì che devi iniziare a premere i tasti, ma nonostante io li prema alla perfezione, non funziona. Quindi io ad occhio ho buttato mezz'ora della mia vita. Prossimo gioco, Jurassic Park Explorer. Il gioco sui dinosauri per tutta la famiglia. E sempre per tutta la famiglia. Sempre per gli italiani medi. Scegli fra gioco corto o lungo. Oh, le emozioni volano. Per prima cosa è tutto completamente doppiato in italiano. Torna a Isola Sorna con un gioco unico nel suo genere. Jurassic Park Explorer. Non so perché, dopo aver finito il lavoro, nessuno mi ha voluto pagare. Non mi hanno voluto dire il perché. Cioè, dimmi se non è figo che il menu principale è l'entrata del Jurassic Park. Ma cos'è quello schifo giallo? È una zampa. Ah, aspetta, infatti. Ma un ananas. Dopo aver selezionato il livello di difficoltà, iniziamo con un'altra caterva di minigiochi. Il primo gioco è... Prova l'osso. Come, scusa? Prova l'osso. No, non ho capito. Prova l'osso. Ah, ok. Ed è semplicemente un click a caso per cercare le ossa in modo che poi ci togliamo sto stage dalle balle. Il secondo minigioco è come quello di Twilight, cioè ti fanno vedere una scena di un film e tu devi rispondere alla domanda che ti fanno subito dopo. Beh, era palesemente un furgone. La risposta giusta è furgone. Sì, la risposta giusta era furgone. Perché c'è scritto autocarro sopra il DVD? La risposta giusta è furgone. Doppiatore, mi confondi le idee, non capisco. Si concentri che qua bisogna vincere. Poi abbiamo il Dino Quiz. E che sarà mai il Dino Quiz? È un quiz sui dinosauri. Sono stupefatto. E se risponderai bene, congratulazioni, hai ottenuto un dinosauro. Me lo porta a casa Bartolini in busta chiusa. E dulcis in fundo abbiamo il mio preferito. Salta il crepaccio. Devi decidere con attenzione quando saltare. Sembra facile, ma capire quando saltare non è così semplice. Soprattutto quando devo premere invio nel mio telecomando, che non so neanche che cazzo è il tasto invio. Hai saltato troppo tardi. Riprova la prossima volta. A parte che non è vero che ho saltato troppo tardi, ma poi non so qual è il tasto invio. Sapete qual è il problema con questo gioco qua? È che ogni volta che sbagli, lui ti deve rifare da capo l'intera presentazione del gioco. Soltanto per riprovare un salto che dura una frazione di secondo. No, devi pensare Martì, a quello che mi è uscito l'osso. Devi pensare a quello che hai appena fatto. Ho sbagliato. Ho fatto un errore di calcolo. Hai anche perso, tra l'altro. Ma basta sta presentazione, basta! Che palle! L'ultimo DVD game che voglio presentarvi oggi è il DVD game che credo sia fatto apposta per l'italiano medio. Non solo perché stai col culo seduto sul divano a giocarci, con il telecomando in mano, ma c'è anche il fattore semi. Vi presento il gioco di cultura moderna. Scusate, il gioco ufficiale di cultura moderna. Non vorrei mai che due sviluppatori della Thailandia si mettessero a fare il gioco di cultura moderna, in modo non ufficiale. Fatti anche tu un po' di cultura moderna. 10 divertentissimi minigiochi. I balletti originali di Giulia. Per l'italiano medio che non deve chiedere mai. Batti il gabibbo ai rigori. No. Ma io voglio vedere i balletti di Giuliana. Oh yeah. Ciao Teo Mammucari, ma sei ancora in vita? Dopo aver scelto la modalità di gioco e il numero di giocatori, si parte. Decidi chi vuoi indovinare, se è un personaggio VIP o un personaggio storico. E poi si parte con la masturbazione scimmiesca. È proprio un divertimento per tutta la famiglia. Immagino tipo se sei seduto con la tua ragazza o con tua moglie, quanto divertimento ci sia nell'aria. Prima prova. Trova il pezzo mancante della foto. Oh no, non sono abbastanza stupido per riuscire a giocare a questo gioco. Seconda prova, con un incubo in alto a sinistra. Esci fuori dal labirinto. Poi abbiamo il classico vero o falso. Ogni volta che tu hai successo in un minigioco ti sblocca degli indizi che ti aiuteranno poi a capire chi è il personaggio storico o il VIP che devi
devi indovinare. Indizio 1, ha i capelli scuri. Secondo indizio, è famosa anche per la chirurgia estetica a cui si è sottoposta. Io dico Maria De Filippi. Oh no, era Carmen Di Pietro. E questo sarebbe il momento buono per andare a accendere il gas in cucina e sterminare tutta la tua famiglia e anche parte della palazzina. Ma abbiamo ancora una cosa da vedere. Una console che non è la console che pensavi di ricevere. Signore e signori, la Mega Station. Lo so che così sembro quasi un John Tron, un Angry Video Game Nerd, però me l'hanno regalata. Qua se avvicini l'orecchio alla scatola puoi sentire proprio quella zia lontana, ormai vecchia, che ti dice: ti ho comprato la PlayStation 3, ti piace? Così puoi giocare ai giochi del Nintendo con i floppini. Grazie zia. E quindi console con giochi TV 8-bit, pistola flasher. Cosa vuol dire che fa vedere le tette per strada? Presa SCART di collegamento inclusa. The future. E ben 14 giochi inclusi, 11 con controller e 3 con pistola. Direi di provarla. Voi non avete idea di quanto pesi questa cosa qua. Questa cosa qua è aria solida, colorata di nero. Per farvi capire meglio, mi sono fatto portare una bilancia da cucina. Per farvi un esempio, la accendiamo. Questo è il joypad dell'Xbox. Porca miseria. Questo è il joypad polveroso dell'Xbox One, che non è uno dei più leggeri, ma comunque è soltanto un joypad. E pesa 278 grammi. Solo il joypad pesa 278 grammi. Questa è la Mega Station. È tutta la Mega Station. Ne pesa neanche 200. Il joypad dell'Xbox One pesa 70 grammi in più della console Mega Station. Se la console pesa così, cioè io veramente non so come farvelo vedere che è vuoto. Questo qui è vuoto. 57 grammi. Questo vuol dire che se tu metti la console e il joypad insieme, non arriva a fare il peso del joypad dell'Xbox One. Io non so come funziona la mia vita. Non ho idea. Quindi io direi di dargli un'occhiata. Ok, questa è la schermata di selezione dei giochi. E la scatola ha già detto la sua prima bugia. I giochi non sono 14, sono leggermente di più. Guarda, per me va benissimo, ci mettiamo tutta la notte qui, però io li vorrei vedere tutti. Partiamo dal primo. Pokémon? C'è Pokémon nella Mega Station? Cosa succede nella mia vita? Da quel che ho capito, questo dovrebbe essere il clone di un altro gioco di cui non ricordo perché sono forse un po' troppo giovine. Dove devi prendere delle mele con Pikachu per poi liberare un altro Pikachu, mentre sei inseguito da un terzo Pikachu. La Mega Station sarà leggera nel peso, ma è pesante nell'animo. Magari è solo una merda. Non. Come giochi da giocare con la pistola abbiamo Duck Hunt, Tiro al piattello e basta. Ed ecco la seconda bugia della scatola. Non sono tre i giochi, sono due con la pistola. E che pistola? Una beretta praticamente, che pesa come una matita dell'IKEA però. E siccome i giochi con queste pistole venivano fatti per essere giocati nelle televisioni a tubo catodico, come funzionerà sulla mia piatta? Alla perfezione. Poi abbiamo Soccer, il gioco di calcio della Nintendo. Abbiamo Galaxian, il gioco d'astronavi. Abbiamo un gioco per ogni genere praticamente. Abbiamo anche il gioco di auto. Ma quelli su cui mi vorrei soffermare sono quelli di Super Mario. Abbiamo Super Mario Bros, che è Super Mario Bros. Poi abbiamo Long Live Mario, che è semplicemente Super Mario che però parte dal secondo mondo. Una scelta di marketing azzardata, ma che funziona, credo. Poi abbiamo Moon Mario, Mario dalla luna. Super Mario che però inizia dal terzo mondo. Quello, sai, di notte, e quindi si chiama dalla luna per quello. E poi abbiamo Fancy Mario. Fancy Mario è Super Mario buggato, nel senso che mentre vai avanti ci sono dei bug, ci sono dei glitch grafici che ti fanno apparire delle immagini sullo sfondo come se si stesse ricreando un altro livello dietro di te. Ma cosa porca di una puttana i miei occhi stanno guardando? Fortunatamente ci sono altri 9.999.999 giochi circa, così possiamo passare il tempo in allegria.
E volete sapere cosa sono quegli altri giochi? Sono semplicemente varianti degli stessi 14 giochi. A, B, A, C, A, D, A, E, E, F, E, P, Z, Q. E giuro su Dio che ne ho selezionati alcuni e non ho visto la benché minima differenza con i 14 principali. Guarda, starei ancora qui a farmi trollare da una console che non dovrebbe esistere nella natura, non nella tecnologia, nella natura. Ma purtroppo è tardi, ho un appuntamento con la mia morte. Quindi fatemi un favore, zie, nonne e anche genitori un po' anzianotti di tutto il mondo. Regalate soldi ai vostri nipoti e ai vostri figli. Ma per l'amor di Dio, fermiamo questo scempio. Addio.